io invito Parenzo innanzitutto a fare i complimenti per l'elezione, perché lui era in vacanza quando ci sono stati i risultati, quando è stato certificato che Vittorio Feltri è diventato consigliere comunale a Milano. Buonasera direttore, buonasera. Buonasera. Devi anche aggiungere che sono stato quello che ha ricevuto più voti. Sì, assolutamente, più voti. E nella questo dimostra che il paese è irrecuperabile, comunque benissimo. Evviva. Questo anche lui è d'accordo. Perché lui, per esempio, io non so nemmeno se Vittorio si è votato. Tu ti sei votato? Cioè, perché questo sarebbe curioso. Guarda, io sinceramente, quando sono andato a votare e mi hanno dato due lenzuolate, non ho capito un cavolo di quello che c'era scritto. Ma come non per cui penso di aver votato Sala. Pensi di aver votato Sala in come? Più sì. Cioè non hai messo Feltri là, non hai messo Feltri. Ma non riuscivo a capire come, né cioè dove. Tu che non hai scritto Feltri, non ti sei votato. La notizia è questa. No, non ti sei votato. Come facevo? Non si capiva un cazzo. Sì, questo ti do ragione. Come non si faceva? Giornalista, hai fatto il direttore di giornali. Cosa vuol dire che non? Cioè, incredibile. Ma che c'entra questo? Effettivamente, andavi là, prendevi questi due lenzuoli. Erano lenzuoli infiniti. Metti la croce sopra, non si capiva. Idiota da fare. No, non si capiva un cazzo, devo dare ragione. Cioè, i simboli dei partiti, metti il simbolo sopra la croce e poi scrivi a fianco la preferenza. Non è il problema. No, è più complesso. Ma dove hai votato? In Afghanistan? Dove sei andato a votare? In Afghanistan, probabilmente. Sì, beh, ormai l'Italia come l'Afghanistan, è vero. Senti, ma dunque, però fai complimenti al direttore. Scusa, è stato eletto con votato a Milano. Tu ti presenti, quanti voti prendi tu, Parenzo? Ma io non mi presento. 300 voti, 400. Ma no, anche 300.000. Comunque adesso prendesse la sua limousine guidata dal suo maggiordomo e andasse al Consiglio Marino. Comunale e certo a Palazzo Marino. Vabbè, certo, ma non credo. Quanto durerà questa cosa di Palazzo Marino? Qualche mese e poi ti dimetti, delle istituzioni? Ma io penso che per qualche giorno potrà andare avanti. Qualche giorno, sì, qualche giorno, al massimo qualche giorno. Poi ti romperai i coglioni, perché diciamo la verità, fare il consigliere comunale è una rottura di coglioni mai vista, diciamola tutta. Non lo so, perché non ho mai visto un consiglio comunale di, in vita tua, di Milano negli ultimi 40 anni, quindi non sono in grado di dare un giudizio in questo senso. Allora io però volevo chiamare Feltri, oltre per questa notizia quasi incredibile che ovviamente non si è votato e secondo lui si è sbagliando se si è ha votato Sala, che peraltro non hai fatto un grosso danno, perché comunque non credo che abbia spostato il tuo voto, diciamo, il voto singolo non ha spostato, perché Sala ha vinto nettamente, diciamo, no? Uno di più, appunto, ma tu il fascismo, no? Il fascismo si fa un gran parlare in questi giorni, eccetera, ma non ti sembra una cosa ridicola? Cioè, il fascismo non esiste più, cioè ci sono quattro scannagatti, o sbaglio, Vittorio? Dai, diciamolo. Ma diciamo che il fascismo è morto nel 45, appunto, come tutti sappiamo, quindi le persone che vivono oggi in Italia non sono in grado di dare nessuna valutazione su quel periodo. Non penso che qualcuno possa avere nostalgia per un periodo che non conosce. Esatto, ma appunto, ma soprattutto non è un pericolo il fascismo, non dobbiamo avere paura, no? La sinistra si sta mobilitando, no? Si sta mobilitando in nome dell'antifascismo, ma è una cosa ridicola, perché non esiste questo pericolo, o no? Ma io non lo vedo, anche perché non ho mai conosciuto un fascista. Ah, mai? A parte Parenzo, sì. Ma io sono antifascista, come dovete vedere. No, e chi ha fatto l'assalto alla CGIL? E chi l'ha fatto l'assalto? Ma scusami, caro direttore, chi ha fatto l'assalto alla CGIL? Chi è stato? Prodi? Fassino? Tu, chi è stato dall'assalto alla CGIL? I miei amici. Senti, però, lì che facevano il saluto romano, chi erano quelli lì che facevano l'assalto alla CGIL? Se è romano sarà mica fascista. I romani c'erano 2000 anni fa, pistola. Ma guarda che incredibile. Però scusami Vittorio, il signor Mussolini poi sento un rumore di piatti sotto. Cos'è? Sta mangiando a quest'ora? Cosa succede? Ma saranno cazzi suoi se sta mangiando. Faccio i cazzi miei, se non mi volete parlare chiudiamo. No, per carità, assolutamente. Ma sta mangiando, ma c'è il cameriere che lo serve. Mi fai i cazzi suoi. Due camerieri che mi servono di colore. Scusami Vittorio, e cosa ti hanno portato da mangiare, direttore? Ma che te ne frega te, ma perché continui su questa cosa del mangiare, del cibo? No, perché mi interessa. Mangia pochissimo, il direttore mangia pochissimo. Servito con due camerieri, caviale,
cose di questo tipo che sì. noi ricchi mangiamo così, non come Dilettole pronto caviale. Scusami, direttore, ti voglio chiedere una cosa, ma secondo te Mussolini qualche cosa buona l'avrà fatta, no? Il fascismo qualche cosa buona l'avrà prodotto, siccome tutti quanti pensano che gridano al fascismo. Sì, guarda, la cosa migliore è stata quella di farsi uccidere. Signor Mussolini, dici, signor sì, Mussolini. Questo è giusto. Questo sì, però è molto qualche giusto. Cosa buona, qualche opera in 20 anni, qualche cosa giusta, uno la vuole attribuire, magari la attribuisce a Mussolini o no? Sì, ma sono, sì, certo, sono le solite cose che gli si attribuiscono: le colonie per i bambini, sì. L'INPS, sì. Che poi non è stata una grande idea, perché visto come sta andando adesso l'INPS. Sì, era meglio non farla, era meglio non farla. Cosa c'entra? Cose di questo tipo, ma chi se ne frega di quello che ha fatto, cioè, Mussolini. La cosa migliore che ha fatto Mussolini, bisogna dire la verità, è stato quello di morire, sì, quello di morire. Sì, quella è stata un'ottima idea, ma anche perché purtroppo lui è riuscito a farci una guerra di che nessuno ha riuscito a capire che fini potesse avere, pur di soggiacere agli ordini di Hitler. Esatto. Si è messo a fare una guerra che ha prodotto solo dei guai. Certo. Ecco, appunto, ma ne ha combinati di più il comunismo o il fascismo? Si parla sempre di queste cose, vabbè, no? Cioè, vabbè, sì. Il comunismo era un'altra cosa. È una cosa molto più grande, quindi ha fatto più danni ancora di Mussolini, poveracci, era una piccola nazione fatta di poveracci, sì, no? Mentre invece il comunismo è riuscito ad ammazzare un tale numero di comunisti, per cui giustamente Montanelli teneva sulla sua scrivania una statuetta di Stalin dicendo che gli era grato per aver fatto fuori più comunisti lui di tutti gli altri. Senti, sì, lo sai che tra voi c'è ma un punto. Ma ti hanno già servito il secondo o no? Il secondo è arrivato, te l'hanno servito? No, già, è già finito, sicuramente alle 8 ha già finito. Però cosa hai mangiato? Una cotolettina? Una cotoletta alla milanese? Ma che te ne frega te? Che te ne frega cosa hai mangiato? Io mangio caviale, mangio cose di questo tipo, mica come te che mangerai. E vino? Vino rosso? Vino anche? Parecchio no, vino. Ma se con caviale e vino rosso, solo un cretino come te può pensare che si possa bere. Scusami, caviale, però tu lo sai che tra di voi c'è un punto in comune, perché tu come li consideri i Novax, Vittorio? Dimmi la verità. I Novax li consideri degli imbecilli, dei cretini, diciamola tutta. Eh sì, effettivamente li considero persone che non hanno valutato la situazione e che quindi non sono in grado di capire i problemi che stiamo vivendo. Ma uno accanto a te, lo vorresti un non vaccinato accanto a te mentre lavori? Cioè uno che sta in redazione? Io non mi chiedo se uno sia vaccinato o meno, so che se uno non è vaccinato di solito lo identifico perché è fra i più cretini della redazione. Cioè tra i più cretini, cioè, tu dici che un non vaccinato è fondamentalmente un imbecille, diciamo la verità. C'ha ragione. Perché rischia di ammalarsi di ufanato attraverso un virus che è micidiale, abbiamo visto quanti morti ci sono stati, quindi se uno si vaccina allontana questo pericolo, lo allontana probabilmente definitivamente, quindi sta più tranquillo. Quindi non posso che essere d'accordo col vaccino e non essere d'accordo con chi lo rifiuta per motivazioni che peraltro non riesco a capire. Per cui è sostanzialmente un imbecille, un cretino, questa è la sostanza dei fatti. Ma adesso è uno che non ha capito un cazzo. Ecco, appunto, sì. Tanto per parlare in francese, non c'è dubbio. A casa tua, per esempio, il personale di casa tua, ci potrebbe essere un non vaccinato nel personale di casa tua? Impossibile, diciamo, nel personale che lavora a casa tua. No, qui siamo tutti vaccinati, eccetera, chi se ne frega. Poi quando invece vado al giornale non mi faccio tante domande, perché non puoi. Io però li tengo tutti a meno a 3 metri di distanza, anche per motivi, diciamo così, olfattivi. Anche Sallusti, lo tiene a distanza. Lo tiene... Tutti. Lo tiene a distanza. Ma perché olfattivi? Perché puzzano i colleghi di libero, non ho capito. Ma se non capisci neanche il termine olfattivi, sei veramente un idiota. Ma esatto. Ho capito, ma stai dicendo che i colleghi di libero puzzano, scusa, questo vuol dire. Questo in sostanza. Tu capisci quello che vuoi. Capisci ma se uno dice problemi olfattivi, ma io vuol dico dire che cazzo che voglio.
Dai, lo vuoi capire o no? Dai, l'ho capito, ma a me sembra incredibile. Olfattivi, anche per motivi olfattivi, non solo anche per motivi olfattivi. Dai, cerca di capire l'italiano. So che per te l'italiano è una lingua straniera, però insomma. Senti, Valetole pronto de sel. Un'ultima cosa voglio chiederti. Ci sarà sicuramente a Milano, tornerà il Gay Pride. Forse l'hanno fatto anche quest'anno. Sì, però l'hanno fatto quest'anno. Il Gay Pride, tu darai il tuo assenso al Gay Pride da consigliere comunale, immagino, no? Non sarai contrario al Gay Pride. Ma no, non credo che qualcuno mi chieda l'assenso al Gay Pride. Beh, però che facciano quello che vogliono, a me di quello che fanno i froci non mi importa niente. Sì, no, questo non c'è dubbio. Come li chiama? Froci, l'ha chiamati, no, froci. No, proprio niente. Io quando ho davanti una persona non mi chiedo quali gusti abbia dal punto di vista sessuale, esatto, perché io sono già occupato a tenere a bada quello che succede le mie di lenzuola. Figuriamoci, mi preoccupo di quello che succede sotto le lenzuola altrui. Ma dovrebbero cambiare nome comunque, secondo te, perché tu non ami molto la parola gay, perché è una parola straniera. Gay, no, parola inglese. Omosessuale è un termine medico, preferisco chiamarli froci. Dunque, froci pride, oculatoni, sì, certo, fino a moltissima. Naturalmente, c'è tutto, la nominalistica è molto varia. Potrebbe essere la nominalistica pride volgare e denigratoria, però, visto che conosci l'italiano, denigratoria e volgare. Denigratoria, questo lo diciamo. Sei tu che dai questa. Dunque potremmo ribattezzarlo. Io do un'interpretazione invece che è semplicemente letterale. Linguistica. Potrebbe essere Froci Pride, dovrebbero chiamarlo Fro invece di Gay Pride, brutto Gay Pride. Froci Pride, no, io preferirei, dopo di che facciano come vogliono, certo. Tanto io non è che vado al Gay Pride. No, figurati. Non gliene frega niente neanche. Ciao Vittorio, a presto, un abbraccio. Ciao, comunque io denigro Parenzo, non i gay. No, ma certo, meglio i gay di Parenzo, dici tu, no? Molto meglio i gay di Parenzo, ovvio. Mi piace giocare a pallamano, i giochi da tavolo.